Ciao a tutti e benvenuti. Quest'oggi faremo una lezione di yoga dinamico, di yoga vinyasa, un po' più lunga rispetto al solito. È adatta a tutti quanti, sia che siate principianti che più avanzati. Per questo motivo vi darò più opzioni in modo tale che possiate scegliere una modifica adatta a voi. Cominciamo seduti a gambe incrociate, rimettetevi comodi. Cercate di avere la schiena dritta, in caso sedetevi su un cuscino. Cominciamo osservando il respiro, notando lo stato in cui siamo, sia fisico che mentale. Se ce la sentiamo, chiudiamo gli occhi, rilassiamo il viso e le spalle. Permettiamo al respiro di farsi un po' più profondo. Ci concentriamo in modo da restare nel presente, sentendo come stiamo all'interno. Continuiamo a crescere col capo verso l'alto, gli addominali sono leggermente attivi, ma la pancia è morbida in modo da permettere al respiro di fluire. Approfondite il respiro, magari contando per quanto tempo riuscite a inspirare. E respirando per la stessa durata. Cominceremo ora a muoverci. Inspirando, solleviamo le braccia verso l'alto. Ed espirando, mano destra a terra, braccio sinistro viene oltre il capo. Estensione laterale. Cerchiamo di tenere il bacino a terra, le spalle rilassate e il petto aperto verso avanti. Inspirando ritorniamo al centro ed espirando ci estendiamo nell'altra direzione. Continuiamo a tenere il bacino a terra, ginocchia pesanti. E allunghiamo tutto il fianco. Inspirando veniamo su. Espirando facciamo la torsione. Quindi mano destra dietro di noi, mano sinistra sul ginocchio destro. Le spalle restano sopra i fianchi. Schiena dritta, capo continua a salire. Facciamo respiri profondi con la pancia. Inspirando, solleviamo le braccia al centro, espirando torsione dall'altra parte, quindi questa volta mano sinistra viene dietro di noi, mano destra sul ginocchio sinistro. Di nuovo cerchiamo di tenere la schiena estesa, dritta. Lasciamo che la torsione parta da dietro l'ombelico. Inspiriamo. Le braccia salgono, le mani si uniscono, le portiamo davanti a noi e tracciamo dei cerchi o degli otto in modo da sciogliere e riscaldare i polsi. Inspirando, ok, da qui veniamo a quattro zampe, a tavolino. Portiamo le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Spingiamo i piedi a terra. Attiviamo le cosce e il pavimento pelvico e gli addominali e spingiamo le mani contro il tappeto. Da qui inspiriamo nella mucca, abbassando la pancia, aprendo il petto ed espiriamo nel gatto, incurvando la schiena. Inspiriamo nella mucca, spassando le scapole, sollevando il mento. Espiriamo nel gatto, separando le scapole, mento verso il petto.
Inspiriamo, aprendoci ed espirando ci chiudiamo. Muovetevi con il vostro respiro, cercando di rendere il movimento fluido. Ritorniamo a tavolino, ci trasferiamo nella posizione del cuore che si scioglie, mani vengono verso l'inizio del tappeto, la fronte a terra, le anche restano sopra le ginocchia. Cerchiamo di nuovo di attivare le gambe spingendo i piedi a terra, in modo da sostenere la pancia. Se volete avanzare, potete appoggiare il petto e il mento sul tappetino e guardare avanti a voi. Respirate profondamente, sentendo le spalle aprirsi. Ancora qualche respiro qua. E ci solleviamo, portiamo il bacino a terra, le anche a terra, pieghiamo i gomiti, veniamo nella sfinge. Quindi gambe attive, ginocchia sono sollevate, cerchiamo di spingere l'osso pubico a terra, di estendere la schiena verso l'alto. Da qui muoviamo un po' il collo, portando un orecchio, l'orecchio alla spalla, veniamo al centro e il contrario. Ci fermiamo. Ed espirando andiamo a guardare il piede destro, inspirando veniamo al centro, espirando guardiamo il piede sinistro. Ritorniamo al centro, scendiamo giù, mani sotto le spalle. Inspiriamo cobra, solleviamo le mani, il petto da terra, espirando scendiamo giù. Inspirando saliamo, espirando scendiamo. Ancora una volta, cominciamo a riscaldare anche i dorsali e scendiamo giù. Ci aiutiamo con le mani. Saliamo nel tavolino, piedi puntati dietro di noi, andremo nel cane a testa in giù. Quindi attiviamo bene le braccia, spingiamo i glutei in alto e indietro e possiamo cominciare a camminare sul posto spingendo un tallone alla volta verso terra, cercando di estendere la schiena il più possibile. Rilassiamo il collo guardando verso le ginocchia. Prendetevi qualsiasi movimento vi serva, vi aiuti per aprire il corpo e rilassarvi. Ci fermiamo ora, nel cane a testa in giù. Inspirando guardiamo avanti e facciamo tanti piccoli passi per portare i piedi fra le mani. Veniamo in una pinza, lasciamo i piedi belli larghi, ancora più distanti rispetto al bacino, pieghiamo le ginocchia e ci pieghiamo in avanti. Lasciamo cadere le braccia verso terra, la testa, a penzoloni. Un ottimo modo per decomprimere la colonna vertebrale, la cervicale. Possiamo prendere i gomiti opposti con le mani e dondolare sempre fra destra e sinistra. I piedi sono attivi e ben radicati a terra. Sciogliamo ora la presa delle braccia. Spingiamo i piedi a terra, con le ginocchia piegate, ci srotoliamo verso l'alto nella montagna. Apriamo le spalle, inspiriamo braccia su verso l'alto, espiriamo mani al cuore, Samastiti. Possiamo unire ora i piedi, alluci, si attaccano talloni leggermente separati. Cominciamo con un paio di saluti al sole, inspirando solleviamo le braccia e espirando pinza, quindi portiamo le mani a terra, piegate pure le ginocchia quanto vi serve, ma cominciate a spingere i glutei verso l'alto in modo da estendere la catena posteriore.
Inspiriamo nella scimmia, mani alle cosce, gomiti stretti, ci allunghiamo in avanti. Espiriamo, mani a terra, facciamo due lunghi passi indietro per la panca. Inspiriamo qua, possiamo appoggiare le ginocchia a terra e scendiamo, pancia sul tappetino, tenendo i gomiti stretti. Poggiamo il dorso dei piedi e inspiriamo in un cobra, sollevando il petto e le spalle. E espirando scendiamo giù. Inspiriamo, tavolino, puntiamo i piedi, cane a testa in giù, solleviamo i fianchi, ricreando questa V con il corpo. V rovesciata. Inspirando guardiamo avanti, di nuovo piedi fra le mani per la pinza. Questa volta potete tenere i piedi uniti se volete. Rilassate la testa verso il pavimento. Pieghiamo le ginocchia, ci solleviamo nella montagna, inspiriamo braccia su, espiriamo mani al cuore. Inspiriamo braccia verso l'alto, espiriamo pinza, portiamo il viso alle ginocchia. Inspiriamo scimmia, estendiamo la schiena, portiamo parallela a terra. Adesso mani a terra, due passi indietro per la panca. E potete di nuovo riportare le ginocchia a terra oppure provare con le ginocchia sollevate. Cerchiamo però di non far cadere per prima la pancia, ma di attivare gli addominali. Inspiriamo nel cobra, attivando bene le gambe, e espirando scendiamo giù. Inspiriamo tavolino o panca ed espiriamo cane a testa in giù. Allunghiamo bene i fianchi verso l'alto, inspirando guardiamo avanti, ora di nuovo piedi fra le mani, magari facciamo solo due lunghi passi, ed espirando rilassiamo la testa giù, prendiamo un inspiro, e espirando ci srotoliamo verso l'alto, inspiriamo braccia al soffitto, espiriamo mani al cuore, inspiriamo braccia su, espiriamo pinza, inspiro nella scimmia, stendiamo la schiena, il capo va verso avanti, coccige indietro. E da qui mani a terra, due passi indietro per la panca. E potete prendere qualsiasi delle due opzioni precedenti, oppure scendere in chaturanga, inspirare cane a testa in su o in un cobra, ed espirare nel cane a testa in giù. Potete ripetere qualsiasi opzione abbiate scelto è la migliore per voi durante il resto della lezione. Inspirando di nuovo guardiamo verso avanti, piedi fra le mani per la pinza. Attiviamo bene le gambe, spingendo con i piedi contro terra. Ed espirando saliamo su, inspiriamo mani in alto, espiriamo mani al cuore. Bene, inspiriamo braccio in alto. Ed espirando facciamo un cactus, aprendo il petto, gomiti indietro. Inspiriamo ed espirando scendiamo giù nella pinza, capo verso terra. Inspiriamo scimmia, stendiamo la schiena e da qui mani a terra, portiamo il piede destro indietro, lungo passo indietro per l'affondo basso. Appoggiamo il ginocchio posteriore, da qui ci prepariamo alla luna crescente. Le mani possono essere sopra il ginocchio anteriore, al cuore o verso l'alto. L'importante è che il bacino sia rivolto verso avanti, il coccige verso terra e la lombare non abbia pressione. Respiriamo stringendo le cosce una verso l'altra. Portiamo ora le mani a terra, ci trasferiamo nella mezza spaccata, quindi estendiamo la gamba, il bacino viene indietro. Non serve che andiate fino al tallone, basta fermarsi sopra il ginocchio destro. E ci pieghiamo sopra la gamba. Potete tranquillamente avere il ginocchio molto più piegato. Cercate di sentire il vostro corpo. Veniamo avanti, nell'affondo. Mano destra resta sotto di noi, braccio sinistro si solleva per la torsione. Continuiamo a stringere le cosce in modo da avere il bacino allineato, far partire la torsione da metà busto. Riportiamo entrambe le mani a terra. Puntiamo il piede dietro, solleviamo il ginocchio, inspiriamo nell'affondo, espiriamo pinza, inizio tappetino. Inspiriamo, ci solleviamo su, mani in alto, espiriamo mani al cuore. Inspiriamo, braccia su,
Espiriamo cactus, apriamo il petto e le spalle guardando in alto. Inspiriamo braccia su e espiriamo pinza. Inspiriamo scimmia, stendiamo la schiena. Mani a terra, questa volta il piede sinistro viene indietro. Appoggiamo il ginocchio posteriore e dietro il piede potete averlo sia puntato che esteso, dipende un pochino dalla vostra fisionomia. Cos'è che vi dà più equilibrio? Di nuovo potete portare le mani sul ginocchio anteriore, davanti al cuore in segno di preghiera, oppure stese sopra la testa. Respirate qua e soprattutto notate com'è che state respirando, se riuscite a usare il diaframma. Riportiamo le mani a terra, estendiamo la gamba destra per la mezza spaccata, flettiamo il piede magari. Il ginocchio può essere piegato quanto serve. E provate a immaginare di portare il cuore verso avanti, non la testa verso il ginocchio, in modo da tenere la schiena estesa. Ritorniamo avanti nell'affondo, mano sinistra sotto la spalla, braccio destro sale verso l'alto. Respiriamo e guardiamo in alto solo se non dà fastidio al collo, altrimenti potete tenere uno sguardo neutro verso terra. Ritorniamo giù, puntiamo il piede dietro, a fondo basso, un passo indietro nella panca, inspiriamo, espirando chaturanga pancia a terra, inspiriamo cobra o cane a testa in su e ci ritroviamo tutti nel cane a testa in giù. Andate pure alla vostra velocità in questi passaggi e potete completamente saltare Vinyasa d'ora in poi, se siete stanchi, se avete bisogno di riposare o preferite semplicemente stare nel cane a testa in giù. Inspirando solleviamo la gamba sinistra per il cane a tre gambe. Ed espirando portiamo il piede al pollice sinistro, quindi fra le mani, ma leggermente verso l'esterno, verso la mano sinistra. Appoggiamo il tallone posteriore a terra, portando il piede a 45 gradi, e ci solleviamo per il guerriero 1. Quindi l'importante è avere il bacino leggermente girato verso avanti. Spingiamo bene il tallone posteriore in modo da permettere questa rotazione verso l'inizio del tappeto e poi le braccia sono sollevate sopra la testa. Fate attenzione ad avere le dita del piede posteriore, mani vengono a terra, ritorniamo nella panca, inspiriamo, espirando chaturanga, inspiriamo cobra o cane a testa in su, espiriamo cane a testa in giù. Prendiamo un bel respiro qua. E inspirando solleviamo la gamba destra, cane a tre gambe. Espiriamo, piede fra le mani, verso il pollice destro. Inspiriamo nell'affondo e poi portiamo il piede posteriore verso avanti e facciamo appoggiare il tallone all'interno. Cerchiamo di avere i talloni alla larghezza del bacino, non uno dietro l'altro, altrimenti sarà molto difficile mantenere l'equilibrio. Solleviamo le braccia sopra la testa. Respiriamo piegandoci sul ginocchio anteriore. E da qui riportiamo le mani a terra, a fondo, sollevando il tallone. Inspiriamo, espiriamo nella pinza inizio tappetino. Rilassiamo la testa giù, continuiamo ad allungare le gambe. Espirandoci diamo una spinta per salire nella montagna. Inspiriamo mani in alto, espiriamo mani al cuore. Inspiriamo braccia su, espiriamo nel cactus aprendo il petto, inspiriamo, saliamo con le mani, espiriamo pinza, testa al pavimento, inspiriamo scimmia, stendiamo la schiena, poi mani a terra, portiamo il piede sinistro indietro, inspiriamo nell'affondo basso. Solleviamo magari le dita da terra in modo da lavorare con gli addominali e non appoggiarci sul ginocchio anteriore.
Ci prepariamo al guerriero 1, quindi appoggiamo il tallone posteriore a terra verso l'interno e solleviamo le braccia in alto. Respiriamo qua, rilassando le spalle, ci solleviamo e poi ci apriamo nel guerriero 2. Quindi il piede posteriore diventa parallelo al lato corto del tappetino, il ginocchio anteriore resta esattamente dove è, sopra la caviglia destra. Da qui estendiamo le braccia, portandole parallele a terra. Sentirete un'apertura invece del bacino verso l'esterno ora. Controllate di non far crollare il ginocchio anteriore. Noterete se non riuscite a vedere l'alluce del piede destro, quindi potete controllare così. Inspirando guerriero pacifico, quindi solleviamo il braccio destro verso l'alto, mano sinistra si appoggia sul polpaccio, sulla coscia, allunghiamo bene tutto il lato. Ritorniamo guerriero 2, facciamo il mulino con le braccia, inspirando a fondo. Espirando panca, facciamo un passo indietro, inspiriamo, espiriamo pancia terra o chaturanga, inspiriamo cobra o cane a testa in su, espiriamo cane a testa in giù. Inspirando portiamo i piedi fra le mani per la pinza, espirando restiamo qui, facciamo un inspiro ed espirandoci spingiamo verso l'alto. Inspiriamo mani al cielo, espiriamo mani al cuore. Inspiro braccia su, espiro cactus. Inspiriamo mani in alto, espiriamo pinza. Inspiriamo scimmia, schiena si allunga, magari le mani restano a terra. Ed espiriamo, portiamo ora il piede destro indietro per l'affondo. Solleviamo magari le dita, lavorando nel costruire forza sia tra le gambe, nelle gambe che negli addominali. Da qui appoggiamo il tallone posteriore a terra, piede a 45 gradi, e ci solleviamo nel guerriero 1. Bacino più o meno verso avanti, braccia estese verso l'alto, ci pieghiamo sul ginocchio anteriore. Da qui, guerriero 2. Quindi il piede posteriore diventa parallelo al lato corto, braccia si estendono verso l'esterno, il bacino ora è aperto. Controlliamo di riuscire a vedere la luce sinistro, altrimenti cerchiamo di spingere il ginocchio verso l'esterno. Inspiriamo, palmo della mano sinistra sale verso l'alto oltre la testa, allungandoci continuiamo a restare bassi sul ginocchio anteriore. E da qui, mulino con le braccia, torniamo nell'affondo basso, inspiriamo, espirando panca, inspirando veniamo avanti, espirando chaturanga o pancia a terra, inspiro cobra o cane a testa in su, espiro cane a testa in giù. Attiviamo bene le gambe spingendo i talloni indietro. Da qui veniamo verso avanti all'inizio del tappetino nella pinza. Rilassiamo la testa, notiamo le catene posteriori. Da qui ci solleviamo nella montagna, inspirando sollevando le braccia verso l'alto, espiriamo mani al cuore. Inspiriamo braccia su, espiriamo cactus, apriamo le spalle. Inspiriamo braccia in alto, espiriamo sedia, quindi pieghiamo le ginocchia, peso viene verso i talloni. Se guardate giù, verso terra, dovreste riuscire a vedere le dita davanti alle ginocchia. Addominali in dentro, coccige verso il basso, potete anche avere le mani al cuore. E da qui estendiamo le gambe, inspiriamo braccia su, espiriamo pinza, scendiamo col capo verso terra. Inspiriamo scimmia, mani alle cosce, le tibie o a terra. Da qui portiamo il piede sinistro indietro. Inspiriamo nell'affondo. E potete appoggiare il tallone nel guerriero 1, altrimenti ci solleviamo nell'affondo alto con il tallone posteriore sollevato.
richiede un po' di equilibrio, forza nelle gambe, quindi qua in alto cerchiamo di stringere le cosce e continuare a spingere però il tallone posteriore. Ci apriamo nel guerriero 2, con controllo appoggiamo il tallone posteriore verso l'interno, apriamo le braccia, ginocchio anteriore resta sopra la caviglia. Inspiriamo guerriero pacifico, muoviamo solo le braccia, solo il busto e da qui ci portiamo nell'angolo laterale steso. Quindi il gomito destro viene al ginocchio e il braccio, braccio sinistro si estende oltre la testa. Potete restare qui oppure potete provare a venire con la mano a terra all'interno del piede. Richiede molta più apertura dell'anca, per cui se volete restare su, tranquillamente fatelo. Spingiamo comunque tutti bene il piede posteriore a terra. Da qui attiviamo le gambe, gli addominali, ritorniamo nel guerriero 2 e inspiriamo nel triangolo pacifico, quindi semplicemente stendete la gamba anteriore. Da qui mulino con le braccia, ritorniamo mani a terra, inspiriamo nell'affondo basso ed espiriamo panca. Opzionale vinyasa, possiamo trovarci tutti nel cane a testa in giù, altrimenti scendiamo giù, inspiriamo cobra o cane a testa in su e espiriamo cane a testa in giù. Spingiamo bene le mani a terra e da qui di nuovo pinza, inizio tappetino. Rilassiamo la testa giù, pieghiamo le ginocchia, espirando saliamo nella montagna, inspiriamo mani in alto, espiriamo mani al cuore, inspiro mani su, espiro cactus, inspiro mani in alto, espiro sedia. Magari scendiamo leggermente più in basso. Potete avere le mani al cuore se vi danno fastidio le spalle o se sentite troppa tensione al collo. E da qui andiamo direttamente nella pinza, portando le mani a terra, sollevando i glutei e stendendo le gambe. Inspiriamo scimmia, stendiamo la schiena e da qui piede destro indietro. Inspiriamo nell'affondo, stringiamo le cosce, spingiamo i piedi a terra, se avete bisogno di appoggiare il tallone fatelo pure. Altrimenti ci solleviamo qua, stendendo le braccia sopra la testa. Il bacino è neutro, quindi non inarcate la lombare. Teniamo gli addominali stretti, in modo da non aprire il costato verso avanti. Con controllo ci solleviamo, appoggiamo il tallone posteriore a terra, guerriero 2. Palme delle mani verso terra, verso il pavimento, spalle rilassate. Inspiriamo guerriero pacifico, ci allunghiamo e da qui espiriamo angolo laterale steso. Prendete l'opzione che avete fatto dall'altro lato, quindi potete avere il gomito al ginocchio, estendere il braccio verso l'alto per appoggiare la mano all'interno del piede. Tenete il bacino basso, spingete bene il tutto il piede posteriore a terra, non lasciate cadere la caviglia all'interno, mi raccomando. Attiviamo le gambe addominali, saliamo su, guerriero 2, e inspiriamo nel triangolo pacifico. Facciamo il mulino con le braccia, portiamo le mani a terra, inspiriamo qua, espiriamo panca, opzionale vinyasa, scendiamo chaturanga pancia a terra, inspiriamo cobra o cane a testa in su ed espiriamo cane a testa in giù. Ricordatevi questa sequenza, potete saltarla sempre o potete modificarla con le ginocchia giù sul tappetino. Veniamo adesso nel bambino, quindi ginocchia le portiamo a terra alla distanza dei lati del tappeto, ci sediamo sui talloni, mani avanti, fronte a terra. Se la fronte non raggiunge il tappetino, potete metterci sopra un cubetto. Se i fianchi sono sollevati, non preoccupatevi. Respiriamo e cerchiamo di rilassare il corpo. Rallentate il respiro. Provate ad ascoltarlo. Sentite il rumore provocato dall'inspirazione e dall'espirazione.
Lasciate che le spalle e il petto cadano verso terra. Sentite tutta la schiena allungarsi. Con calma ci risolleviamo, riportiamo le ginocchia sotto le anche, puntiamo i piedi e risaliamo nel cane a testa in giù. Faremo ancora una sequenza, la stessa, quindi inspirando solleviamo la gamba destra e portiamo il piede al pollice destro. Inspiriamo nell'affondo basso ed espirando saliamo su nell'affondo alto sollevando le braccia verso il soffitto. Stringiamo le cosce, restiamo concentrati, da qui ci apriamo nel guerriero 2. Inspiriamo guerriero pacifico, braccio sopra la testa ed espiriamo nell'angolo laterale esteso, potete fermarvi col gomito al ginocchio o portare la mano a terra, braccio verso avanti. Inspiriamo triangolo pacifico, estendiamo la gamba, portiamo indietro e da qui veniamo nel triangolo normale, quindi potete accorciare il passo, la distanza tra i piedi, l'anca viene indietro, le braccia verso avanti e poi le ruotiamo in modo tale di avere il dorso della mano sulla coscia oppure sul polpaccio, l'altro braccio sale verso l'alto. Quindi non serve essere con la mano a raggiungere il pavimento, se dovete restare più sollevati, l'importante è avere il busto esteso, quindi le anche e le spalle sono sulla stessa altezza, cerchiamo di non creare una banana con la schiena, ma teniamo indentro gli addominali. Respiriamo qua e poi ci solleviamo. Inspirando stella, apriamo le punte dei piedi verso l'esterno, uniamo le mani sopra la testa, espiriamo, scendiamo nella posizione della dea. Quindi le ginocchia vanno nella stessa direzione delle dita dei piedi, usiamo i glutei e le cosce per tenere le ginocchia aperte, bacino neutro. Inspiriamo, saliamo su nella stella, ed espirando piedi paralleli l'uno all'altro, mani alle anche e scendiamo giù in una pinza con i piedi più larghi, mani possono venire a terra davanti a noi e come per la pinza spingiamo i piedi a terra, le anche salgono su, i glutei salgono su verso l'alto, possiamo rilassare la schiena lasciando cadere la testa verso il pavimento, inspiriamo. Facciamo una scimmia, quindi estendiamo la schiena e poi portiamo le mani verso l'inizio del tappetino, veniamo nell'affondo, inspiriamo. Da qui, panca, opzionale vinyasa, scendiamo chaturanga, pancia a terra, inspiriamo cobra o kana testa in su ed espiriamo kana testa in giù. Il corpo è attivo, spingiamo bene le dita a terra. Schiena lunga, gambe sono attive, talloni spingono indietro. Inspirando solleviamo la gamba sinistra, respirando piede al pollice sinistro. Inspiriamo qua, ed espirando saliamo su spingendo i piedi a terra, attivando gli addominali, lasciando salire le braccia verso l'alto. Ci apriamo nel guerriero 2, con controllo appoggiamo il tallone posteriore, stendiamo le braccia, inspiriamo guerriero pacifico ed espiriamo angolo laterale esteso, portiamo o il gomito al ginocchio o mano a terra, ci estendiamo, stendiamo il braccio verso avanti. Inspirando ci estendiamo nel triangolo pacifico, quindi stessa cosa del guerriero, e da qua ci prepariamo al triangolo normale, accorciamo il passo del piede, i fianchi vengono indietro, testa avanti, rovesciamo le braccia, il dorso della mano sinistra spinge contro la gamba, quindi non ci appoggiamo ma usiamo la forza degli addominali e dei dorsali per sostenerci. Ci solleviamo, inspirando passiamo nella stella, mani si uniscono, espiriamo,
nella posizione della dea. Inspiriamo, saliamo su ed espirando tra salita, quindi piedi paralleli l'uno all'altro, mani possono venire a terra davanti a noi oppure possono prendere le caviglie, ci trasciniamo così giù. Peso può venire leggermente verso le punte dei piedi e cercate di mantenere i piedi sempre attivi in modo da sentirvi radicati. Inspiriamo, facciamo la scimmia estendendo la schiena e poi da qui ritorniamo in affondo verso l'inizio del tappetino. Inspiriamo ed espirando panca. Possiamo andare direttamente nel cane a testa in giù oppure scendere in chaturanga. Inspiriamo cane a testa in su ed espiriamo cane a testa in giù. Inspirando guardiamo avanti, piedi fra le mani per la pinza, ci pieghiamo un pochino più a fondo, pieghiamo le ginocchia, estendiamo le braccia per la sedia, quindi restiamo bassi, proviamo a sederci leggermente di più, ancora un po', finché riusciamo a toccare con i glutei terra potete tranquillamente usare le mani per aiutarvi a scendere. Ci portiamo ora nella farfalla, quindi piante dei piedi unite davanti a noi e premiamo giù le ginocchia. Quindi potrebbe essere già sufficiente stare con la schiena estesa verso l'alto. In caso potete venire leggermente avanti, premere con i gomiti contro le cosce. Se avete il bacino abbastanza aperto, potete scendere completamente in avanti. Fate solo attenzione a tenere soprattutto la lombare estesa, in modo da non portarci inutile pressione. Da qui estendiamo, la gamba destra verso l'esterno, piede sinistro all'interno della coscia, stendiamo le braccia in alto. Le mani possono venire sia all'altezza del ginocchio, che del polpaccio, che della caviglia. Se riuscite a prendere il piede, potete farlo. Cercate di estendere bene la gamba, attivarla. Quindi flettiamo il piede, le dita vengono verso il viso. E anche in questo caso proviamo a spingere il petto in avanti verso il ginocchio piuttosto che cercare di arrotondare la schiena e portare la testa alla gamba. Respiriamo profondamente, notando dov'è che nel corpo sentiamo l'allungo, dov'è che nel corpo sentiamo maggiore sensazione. Non forzate, seguite il vostro ritmo e lentamente ci solleviamo. Facciamo l'estensione laterale, per cui le spalle vengono verso il ginocchio sinistro. Potete sia tenere la mano sopra il ginocchio, la mano opposta, oppure portare il gomito all'interno della gamba. E il braccio sinistro si estende sopra la testa. Respiriamo qua, premendo le gambe a terra, mantenendo il corpo attivo. E premetevi, portatevi nella posizione a fondo quanto riuscite a respirare profondamente. Inspirando ritorniamo su, facciamo una leggera torsione, guardando dietro di noi, e da qui facciamo un cambio di gamba. Quindi pieghiamo il ginocchio destro, portiamo la pianta all'interno della coscia della gamba sinistra che andiamo ad estendere. Spalle verso il piede, inspirando braccia su, ed espirando mani a terra. E potete avere il ginocchio leggermente sollevato, non l'avevo menzionato prima, non ha importanza, però cercate di spingerlo verso terra, in modo da attivare la gamba. Le mani possono venire semplicemente vicino alla caviglia, prendete quello che riuscite, senza giudicare i vostri sforzi. Se il respiro è stretto o faticoso, uscite leggermente dalla posizione. L'importante è riuscire a riconoscere il proprio limite.
per uscire dalla posizione, spingiamo le mani a terra, facciamo attenzione alla schiena e ci srotoliamo su. Facciamo l'estensione laterale, per cui spalle verso il ginocchio piegato. Potete sia avere la mano destra sopra il ginocchio ed estendere il braccio sinistro sopra, oppure portare il gomito a terra all'interno dell'altra gamba. Una questione di preferenze, scegliete pure l'opzione che preferite voi. Respirate, soprattutto nel fianco, laddove sentite l'allungo, e provate a tenere le spalle aperte verso l'esterno. Da qui ci risolleviamo con calma, facciamo una breve torsione guardando dietro di noi, e da qui ci portiamo schiena a terra, quindi i piedi portiamo paralleli l'uno all'altro, e srotoliamo giù, lentamente, incurvando la schiena, facendo scendere una vertebra alla volta. Andiamo a massaggiare la lumbare, portando le ginocchia un po' a destra e a sinistra. Poi ci prepariamo per il ponte, piedi abbastanza vicino ai glutei. Braccia giù lungo il corpo. Premiamo i piedi a terra attivando le gambe e solleviamo la schiena tenendo solo le spalle e la nuca a terra. Espirando, srotoliamo giù una vertebra alla volta. Facciamo un paio di volte, inspirando sollevando i glutei. Fate attenzione a non lasciar cadere le ginocchia verso l'esterno ed espirando ritorniamo giù. Inspirando, sollevate tutta la schiena. Restiamo qua, stringendo le cosce. Potete restare così, oppure portare le spalle sotto la schiena, unire le mani sotto i glutei, spingendo le braccia a terra, in modo da aprire anche il petto. E più il petto si avvicina al mento, più cerchiamo di sollevare il mento verso l'alto. Lentamente sciogliamo la presa delle mani, spostiamo le spalle e srotoliamo giù tutta la schiena. Portiamo ora le ginocchia al petto, dandoci una bella stretta. Potete dondolare a destra e a sinistra, massaggiando la schiena e i glutei. Estendiamo ora le braccia verso l'esterno, i fianchi li portiamo a destra e poi facciamo cadere le ginocchia a sinistra. E potete restare così. L'importante è avere la spalla opposta alla direzione delle gambe aderente a terra, quindi entrambe le spalle sono sul tappetino. E se siete comodi potete andare a intrecciare, a cavallare le gambe una sopra l'altra, in modo da approfondire la torsione. Facciamo dei profondi respiri, inspirando con la pancia ed espirando portando l'ombelico verso l'interno, svuotandoci completamente. Lasciate che il corpo si abbandoni e si rilassi. Sciogliamo l'intreccio delle gambe se l'avete fatto, riportiamo le ginocchia al centro, spostiamo i glutei verso destra
poi facciamo cadere le ginocchia a sinistra. Di nuovo controllate di non sollevare troppo la spalla destra, mantenetela aderente al tappetino, anche se questo vuol dire non arrivare completamente con le ginocchia sul tappeto. Se l'avete fatto dall'altra parte, andate a cavallare le gambe intrecciate. Respiriamo qua. Allungate leggermente il coccige verso il basso in modo da estendere la schiena. E tornate a dei respiri sempre profondi. Se la mente comincia a vagare, riportate l'attenzione al respiro. Sciogliamo ora l'incrocio se ce l'abbiamo, riportiamo le ginocchia al centro, ci diamo una stretta abbracciando le ginocchia a noi. Di nuovo massaggiamo la schiena. Da qui ci chiudiamo in una pallina portando la fronte alle ginocchia e ci prepariamo per Shavasana. Estendiamo le gambe, estendiamo le braccia giù lungo il corpo. E prendetevi un momento per sistemarvi in un modo simmetrico e comodo, in modo da non essere tentati di spostarsi durante l'esecuzione della posizione. Sentite tutto il corpo appoggiato a terra, sostenuto dal pavimento. Lasciate che il respiro ritorni naturale, mentre manteniamo l'attenzione all'interno, notando i cambiamenti del corpo, anche della mente, durante questa lezione. Man mano che esplorate il corpo, se trovate qualche punto di tensione, lasciate andare, rilassate. Se ne avete il tempo, per favore restate ancora qualche minuto in Shavasana. Altrimenti prendetevi qualche profondo respiro e ricominciate a muovervi a partire dai piedi e dalle mani. Magari estendete le braccia sopra la testa, stiracchiandovi.
e quando siete pronti, rotolate su un fianco in posizione fetale, in modo da potervi risollevare. Ritorniamo seduti a gambe incrociate, con la schiena dritta, e facciamo un ultimo respiro insieme per concludere la pratica. Inspiriamo sollevando le braccia, espiriamo mani al cuore. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio e spero che praticherete di nuovo con me. Namaste.